Beh, al via la nuova edizione del Milano Film Festival e Filmaster quest'anno partner. Insomma, è importante unirsi e stare sempre più vicini al cinema. Abbiamo visto appunto la produzione, il ritorno di una produzione americana, Ben-Hur, e voi al fianco e ora anche con il cinema indipendente. Sì, direi che qui siamo agli antipodi del mondo di Ben-Hur, perché qui stiamo parlando di cinema indipendente e la partecipazione di Filmaster vuole essere un avvicinarsi al mondo delle immagini in movimento, ma il mondo autorale, ed è per questo che credo che Federico sia la nostra spokesperson più indicata a parlare della partnership con questo festival. Festival importante anche perché in concomitanza con Expo, Federico è ambasciatore di Expo e ci sembra che comunque aiutare il cinema indipendente e di conseguenza lo sviluppo di un vivaio di registi faccia parte di una logica di ricerca che Filmaster ha nel proprio DNA. Infatti, ecco Federico, intanto appunto raccontaci un po' nel dettaglio cosa significa diventare partner di un festival così, e soprattutto anche perché in Italia è così difficile produrre, perché sentivo le cifre, no? 400 solo Los Angeles, da noi 30 film. Beh, le cifre sono opinabili, nel senso che in Italia si produce cinema, se ne produce anche troppo. Ho fatto un film persino io, voglio dire, quindi. La cosa bella di, infatti, Filmaster cosa fa? È sponsor di un progetto che è molto importante per il cinema, che non ha a che fare con la produzione del cinema, in qualche modo neanche con la distribuzione, ma con il termine più importante, che è quello di diffondere, cioè diffondere il cinema. Che cosa fa un festival? Fa sì che film, come dire, che avrebbero una vita sotterranea, mi piace di più chiamarlo cinema sotterraneo che non cinema indipendente, che fa un po' sfigato. Cinema sotterraneo che però ha la possibilità di venire alla luce, perché un film viene alla luce quando viene visto dalla gente, quando viene proiettato, quando ha la possibilità di riscontrare un dibattito o quant'altro, insomma. Il Milano International Film Festival in questo senso avvicina il cinema alla gente, è un film aperto al pubblico, è un film che molto intelligentemente fa delle tipiche candidature tipo Oscar, quindi miglior attore, miglior regia, eccetera, eccetera. Fa la sua modalità anche di avvicinamento a un pubblico che in qualche modo quindi lo può seguire in una maniera che gli è familiare. E quindi tratta un cinema che altrimenti forse verrebbe visto con gli amici in televisione, a casa del regista chiaramente, tratta film di questo tipo esattamente come delle grandi opere di Hollywood, e questo va fatto perché poi alla fine la gente ha sempre dimostrato di apprezzare questo tipo di cinema. Sono problemi logistici, nel senso che difficilmente a Milano si può vedere questo genere di cinema, ma perché non ci sono gli schermi, perché non c'è un numero di schermi adeguato a poter contenere una programmazione di questo. È un problema di distribuzione. È un problema di distribuzione, i festival fanno sì che questo problema in qualche modo venga ammorbidito. Però ecco, anche a livello di film, insomma, il cinema indipendente dovrebbe garantire migliore qualità, perché insomma si è liberi, veramente liberi di fare quello che si vuole. Il cinema indipendente, quando poi ci si chiede indipendente da che cosa, è indipendente non soltanto dai budget, ma da certe regole imposte dalle major, che sono contratti con attori che devono lavorare, piuttosto che la legge italiana deve avere un nome in cartellone, eccetera, eccetera, ed è un film che decide di essere prodotto, di essere fatto, anche se non c'è l'attore di grido, anche se non c'è lo sceneggiatore che ha firmato anche la eccetera eccetera. Gli ultimi Oscar mi sembra che dimostrino che la gente apprezza come il cinema indipendente, perché al di là di pochi, cioè la modalità, anche perché anche Birdman è un film indipendente nella sua modalità espressiva, nel suo modo di porsi rispetto al pubblico, il suo tipo di struttura narrativa, insomma non è un film da major in qualche modo, no? E anche alla luce di quest'ultima iniziativa, no? Qual è il posizionamento che Filmaster vuole sempre più occupare nel panorama produttivo italiano? Beh, semplicemente quello di adeguarsi a quelli che sono i nuovi linguaggi e a una modalità espressiva un po' più libera da lacciuoli vari. Questo vale anche, vale principalmente per quelli che sono i nuovi contenuti che Filmaster sta approcciando in prevalenza con la Unit Filmini, che in meno di 3 anni ha più che raddoppiato il proprio giro d'affari. E la pubblicità è sempre, insomma, un canale per approcciare poi il lungometraggio, insomma fare la regia di spot, ma anche di tutti i nuovi formati che oggi la tecnologia consente, è una via per i giovani?
Ufficiosamente sì, ufficialmente il regista che fa pubblicità, chissà perché, dal produttore cinematografico viene sempre visto come uno spocchiosetto che... Spendaccione. Nella realtà, dico sempre io, e ultimamente penso che mi si possa dare ragione, un regista che fa pubblicità probabilmente sa gestire un budget meglio di come lo sa gestire che la pubblicità non l'ha mai fatta. Il nostro percorso ogni giorno è proprio quello di fare cose che dovrebbero costare 10 e le facciamo con 2. La pubblicità inoltre sperimenta linguaggi nuovi prima del cinema, quindi sì, secondo me dalla pubblicità, dal videoclip e da questo genere di esperienze nascono come registi.